Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sformato di zucca e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a pezzetti, cipolla, acqua, olio evo, ricotta, uova, pecorino, parmigiano, sale, pepe, noce moscata, basilico, prezzemolo e pangrattato aromatizzato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma con la zucca, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Svuotare il boccale. Dopo aver svuotato il boccale, mettere il parmigiano e il pecorino, il prezzemolo e il basilico e tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la zucca ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, velocità 2. Frullare per 15 secondi. A velocità 4. Lasciare raffreddare. Aggiungere la ricotta. Il parmigiano e il pecorino messo da parte. Le uova. Il sale. La noce moscata. Il pepe. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in una pirofila rivestita con carta da forno. Sporgere
spolverizzare con il pan grattato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Lo sformato è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Sformato di zucca e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!